Bentornati sul mio canale, signori miei. L'Inter vince 3-0, torna a segnare in azione Lukaku, si sblocca Lautaro. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. E soprattutto andate sui miei canali social Facebook, Instagram e Twitter per essere sempre aggiornati. Signori miei, oggi ho la conferma. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è ormai un dio, è riuscito a farsi nominare vicepresidente della UEFA senza fare niente, è riuscito, ha dato la grazia come il presidente della Repubblica Mattarella dà le grazie, soprattutto grazie alla grazia data, è riuscito in questa partita a far segnare in azione Lukaku per ben due volte. Signori miei, ma quanti poteri ha questo presidente della FIGC, tranne che non riesce a fare presidente della FIGC perché non riusciamo a fare uno stadio, non riusciamo a fare tante altre cose, però altre cose hai, questi magici poteri, questi poteri che è riuscito, oltre a dare una grazia, che se poi andiamo a vedere il regolamento, è stata una decisione presa quando si vuole, il regolamento si manda a quel paese, quando si vuole, in altre circostanze siamo sul regolamento, quando ci vuole il regolamento lo mandiamo là, ma però è riuscito a far segnare Lukaku. Ma a parte gli scherzi, un secondo tempo brutto, oggi ha avuto ragione Simone Inzaghi, ha fatto ampio turnover, o come penso io, in questo, se fa questo ampio turnover ci sono due motivi: o ritiene l'Empoli una squadra scarsa, perché non mi fa questo turnover neanche quando giocava prima della semifinale di ritorno, dei quarti di ritorno di Champions, tu me la fai ora, in prima della semifinale di Coppa Italia, fai un ampio turnover. O, punto uno, pensa che l'Empoli sia una squadra scarsa, oppure l'obiettivo numero uno dell'Inter e di Simone Inzaghi è la Coppa Italia, perché non ha nessun senso. Mettere Gagliardini, cosa che tu non hai messo Gagliardini neanche prima della partita di Coppa, dei quarti di Champions, vuol dire che l'obiettivo numero uno tuo è la Champions, è la Coppa Italia, perché se andiamo a vedere la formazione, Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi, vabbè, poi Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Çalhanoğlu, Gosens, Lukaku, Correa. Signori miei, ha fatto un ampio turnover, un turnover davvero ampio. Sono due le cose, o l'obiettivo è quello, oppure penso che l'Empoli, però se andiamo a vedere l'Empoli delle ultime giornate, un ampio turnover ci sta, perché ognuno può dire quello che vuole, però se andiamo a vedere in questo momento un po' di classifica nelle ultime 7 giornate, l'Empoli ha vinto solo contro il Lecce, le altre le ha perse tutte. Un primo tempo brutto, un primo tempo forse anche per la stanchezza delle coppe, però se poi della coppa, però se andiamo a vedere i giocatori scesi in campo, alcuni non hanno fatto quella partita, un Inter che non tira una volta in porta, poi nel secondo tempo la sblocca subito con Lukaku, cross di come si chiama, cross di Brozovic, palla per Lukaku che dal limite dell'area realizza il gol dell'1-0, fa la sua solita esultanza, questa volta la sua solita esultanza la fa verso la sua curva, la fa con la testa verso il basso e non dice muto 4-5 volte. Pensa che ripetiamo sempre le solite cose, perché se mi dite che fa sempre la solita esultanza, questa non è la solita esultanza, non è l'esultanza della Coppa Italia, però è la solita esultanza, va bene, sul gesto, sul fermo immagine è la solita esultanza. Se noi prendiamo un fermo immagine, un post è la solita esultanza, se andiamo a vedere un video non è la solita esultanza. Chiudiamo qui la polemica, perché se no cominciamo a portare avanti sempre la solita polemica. Poi dall'altra parte un Empoli che ha avuto un'occasione per pareggiare e l'ha sbagliata dopo al 70esimo De Vrij su un cross della sinistra, De Vrij prende la traversa, dopo raddoppia Lukaku, bellissimo pallone per Çalhanoğlu, per Lukaku va a puntare l'uomo uno contro uno, fa il doppio passo e qui voglio capire, allora è quello che ho pensato io all'inizio, che Inzaghi ha capito che i giocatori dell'Inter erano, i giocatori dell'Empoli erano scarsi, perché con tutto il rispetto un Lukaku,
macchinoso ti fa il doppio passo e il difensore dell'Empoli resta a guardare, non so cosa fa, perché fa il doppio passo, frega il difensore, realizza, spacca la porta, come dice Stromaccioni, spacca la porta, va bene, spacca la porta e realizza il 2-0. Poi ancora nel finale Lukaku lancia Lautaro Martinez all'ottantesimo, calcio di rigore, Lautaro Martinez fa il gol del 3-0, l'Inter vince 3-0, ritorna alla vittoria, accorcia le distanze dal quarto posto, raggiunge il Milan, ma è stata una partita nel primo tempo brutta, una partita dove nel secondo tempo è stata sbloccata grazie al gol di Lautaro, di Lukaku. Se andiamo a vedere le statistiche, possesso palla 61-39, tiri 16-11, tiri in porta 4-3, tiri fuori 9-4, tiri fermati 3-4, punizioni 14-6, calci d'angolo 5-4, fuori gioco 0-1, rimesse laterali di 15-10, parate 8-3, falli 6-13, cartelli gialli 1-1, passaggi totali 349 contro 604, passaggi completati 332 contro 445, contrasti 8-13, attacchi 84-116, attacchi pericolosi 45-58. Complimenti all'Inter per questa vittoria. Con questa vittoria andiamo a vedere dove si trova in questo momento in classifica. Raggiunge Milan a 54 punti, si porta a meno 2 dalla Roma. Soprattutto l'Empoli con questa partita, dopo 5 giornate, dopo la quinta giornata abbiamo 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, si trova a 32, e soprattutto con la vittoria del Verona, non dico che ha messo anche in difficoltà l'Empoli, perché l'Empoli ha un margine abbastanza ampio, però l'Empoli ora si deve proprio guardare anche l'Empoli alle spalle. La zona salvezza si apre alla grande, la bagarre in Champions è sempre più grande, vediamo come risponderà Juve, Milan e Roma e anche l'Atalanta alla vittoria dell'Inter. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, complimenti a Simone Inzaghi che l'ha saputa vincere Simone Inzaghi questa partita. Abbiamo Gravina che ormai riesce a fare di tutto senza merito, diventa vicepresidente, riesce a dare le grazie a tutto quanto. La serie A ci piace sempre più. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!